Ok, adesso andiamo su altre tracce, quindi altre tipologie. Poi ovviamente sarebbe un po' lunga vedere tutte le varie cose. Allora, poi sulle chitarre è una questione un po' più semplificata. Però andiamo a vedere, sempre gestita con diversi bass. Le chitarre sono state equalizzate, leggermente filtrate con l'equalizzatore di basso, di base, per poi essere gestite semplicemente dalle tracce gruppo. Quindi andiamo a vedere le tracce gruppo delle chitarre. Vedete guitar neck, bridge, perché alcune parti sono state fatte col pick up al manico e al ponte, quindi hanno bisogno di un'equalizzazione diversa. Vedete che ho sempre utilizzato frequency per fare dei tagli. Vedete, in questo caso il left e right, siccome il gruppo è stereo, sono equalizzate in modo differente con due tagli differenti, però utilizzando un solo equalizzatore. Poi ho inserito questo multiband compressor sempre per gestire le basse. Vi faccio sentire, ad esempio. Ora per la parte neck. Allora, nelle chitarre, nella parte neck, nelle tracce neck col pick up al manico, sentite qua quanto va a schiacciare la parte delle basse, che è differente da tagliarla completamente con un equalizzatore, quindi filtrarla, ma in questo caso mi era comodo perché alcune parti non è necessario sempre andare a filtrarle, quindi in pratica in modo dinamico viene più o meno livellata. Poi c'è ancora un frequency che è andato a farmi questo taglio intorno a 2 kHz, semplicemente per questioni di mix, far uscire la chitarra in modo differente. Poi, ad esempio, qua nel bridge, nelle chitarre bridge, c'è un'automazione su un delay. Invece, sul gruppo generale delle chitarre, che è stato comunque processato, vedete che c'è un frequency che va a farmi questo taglio. Poi troviamo un tube compressor che va a comprimere tutte le chitarre insieme. Ho tenuto leggermente più basso il mix perché è una sorta di traccia di compressione parallela, anche se è quasi mix 100%. Gli ho dato un po' di drive per dargli un po' di colore, diciamo, tube di questo plugin. Poi troviamo Maximizer, ad esempio, l'ho utilizzato perché si accende in determinati casi, ad esempio quando voglio riportare un po' di volume e comprimere ancora leggermente le chitarre in determinati casi, ad esempio quando non c'è più la voce e voglio riuscire a far uscire le chitarre in modo differente. Quindi c'è un'automazione. Allora andiamo a vedere dove sono le automazioni delle chitarre. Ora non trovo le automazioni delle chitarre, per cui andiamo a farci vedere Show Used Automation. Quindi vedete che sono apparse tutte le automazioni. Ad esempio chitarre, ecco, qua a disposizione. In questo caso è il dual filter, maximizer, ecco. Vedete che in questo caso si accende, spento. Leggermente va a aumentarci anche un po' il volume, che può essere molto comodo. Poi in questo caso c'è un frequency che si attiva in qualche caso. Andiamo a vedere. Ho
Ok, in questo caso Frequency si attiva perché durante i ritornelli ho voluto scavare un po' le chitarre per far spazio all'uscita della voce e quindi va a fare questa equalizzazione. Poi sulle chitarre, se non sbaglio, ci sono dei send che si attivano e si spengono in determinati casi. Ad esempio, esatto, c'è il Clean Guitar, Clean L, questa qui, utilizzato questa mandata. Ad esempio il canale delle chitarre pulite ha questo multiband. Va a tagliarmi leggermente questi picchi del plettro. Sentite come la coda della plettrata viene poi portata in su perché viene compresso il tutto e mi permette di perdere meno la coda. E andiamo a vedere invece l'effetto, è questo clean qua, è uno stereo delay sempre, con settaggi diversi tra left e right, che ovviamente se andiamo a spegnere cambia di tanto. Poi andiamo a vedere il basso, andiamo qua, allora c'è una traccia di high, una traccia distorta, la traccia di high non è stata utilizzata, poi c'è la ripresa con il camper, sopra ad esempio qua cosa è stato usato, andiamo a vedere, un frequency. Ovviamente sono state tolte le parti di frequenza che non mi interessavano. Il multiband compressor, vedete che con le quattro bande, la quarta, no, sono state utilizzate tutte. Lavora più che altro quella delle medio-basse. Sentite come la parte delle medio-basse rimane molto più ferma senza fluttuazioni di volume. E poi è stato usato anche un multiband envelope shaper che ho usato spesso in questo progetto. Sentite che l'attacco del plettro sulla corda mi risultava un po' fastidioso e usciva troppo nel mix. Con l'envelope shaper vedete che sono riuscito a togliere un po' di attacco al suono e mi ha permesso di tagliare un po' questo attacco. Se facessi il contrario, sentite come il suono della corda esce fuori. Appunto è la possibilità di modificare l'inviluppo del suono. Sicuramente l'envelope shaper è una cosa da tenere d'occhio e sicuramente altri plugin sono molto simili a questo qua, diciamo che ha parecchi controlli, funziona abbastanza bene, quindi di sicuro è da tenere d'occhio quando fate dei lavori del genere. Invece nel basso distorto c'è ovviamente un'altra equalizzazione, un'altra tipologia di compressione. In questo caso la compressione lavora un po' meno perché il suono distorto è già bello compresso di suo. E poi c'è un qualche automazione ovviamente di volume e di compressione in alcune parti. Sul basso comunque forse, non so, andiamo a vedere se c'è qualcosa sul gruppo del basso. Esatto, c'è ancora un multiband compressor che va a lavorare sempre sulle medio-basse. E un frequency che va a filtrare un po' il tutto e a dare dei leggeri boost per sistemare il mix. Poi ci rimane la batteria, diciamo che sui synth non andiamo neanche a sentire perché ci sono alcune automazioni con
effetti normali, andiamo a verificare se c'è qualcosa di interessante. Prima non avevamo visto, ad esempio, c'è questa parte molto interessante col cloner sulla voce. Lo spengo un attimo. In questo caso ci sono questi effetti. Sentite come va a posizionarsi in modo più largo nell'immagine stereo, in questo caso col cloner.